Ciao a tutti, io sono lo spacciatore seriale e vi consiglierò le serie TV da guardare. Nello specifico, in questo video, ci occuperemo di quelle in uscita ad agosto 2019. Questi consigli, le recensioni e tanto altro li potete trovare sul mio canale YouTube Spacciatore Seriale, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, sempre come Spacciatore Seriale. Da oggi però sarò qui in esclusiva anche per voi. E adesso che ci siamo presentati, direi di passare subito alla carrellata di titoli in arrivo ad agosto. Il primo agosto, la terza stagione di Snowfall, sulla Fox e in Italia su Sky ovviamente. Per chi non la conoscesse, la serie ci racconta l'estate del 1983 a Los Angeles, quando la città fu invasa dall'epidemia di crack. Così fu definita. Il crack che andò a sostituirsi sul mercato della droga alla cannabis e alla coca. La serie segue le vicende di tantissimi personaggi in un mix drammatico giallo. Il 2 agosto, la terza stagione di Dear White People su Netflix. Qui invece siamo nel genere commedia satira e la serie ci racconta di un gruppo di ragazzi afroamericani che frequenta una prestigiosissima università frequentata prevalentemente da universitari bianchi. Va da sé che in evidenza ci saranno le questioni e le tensioni a sfondo razziale. Il 5 agosto, la quarta e ultima stagione di Preacher su Prime Video. Siamo nel fantasy horror e quest'ultima stagione, per tutti gli appassionati della serie e del fumetto da cui è tratta, è imperdibile. La storia di un predicatore alquanto insolito e incline al dubbio della fede che con la sua ragazza e un vampiro irlandese sono sulle tracce di Dio per regolare alcuni conti. Il 7 agosto, la settima stagione di VEP, vicepresidente incompetente, su Sky Atlantic. Una serie di genere commedia, politica, satira che ci racconta la storia di una immaginaria vicepresidente degli Stati Uniti che insieme al suo staff, disastroso, incompetente, cercano di lasciare il segno nella politica americana. Questa nel suo genere è sicuramente una di quelle raffinate, sottile la sua ironia. Il 9 agosto torna Glow con la sua terza stagione su Netflix. Arrivata la sua terza stagione, la serie ci narra le vicende bizzarre di un gruppo di donne che devono partecipare ad un programma TV nella Los Angeles del 1985, ovvero un programma di wrestling, di combattimento al femminile, sotto la guida di un regista di B-movie, genere commedia drammatico. L'11 agosto debutta The Facts, prima stagione, Canale 5. Siamo nel genere drammatico giudiziario e la trama è semplicissima. Un procuratore si trasferisce da Los Angeles in Oregon per la delusione di un caso giudiziario perso. 8 anni dopo però l'assassino tornerà a colpire e lei, il procuratore, tornerà a cercare giustizia. Il 13 agosto, seconda stagione antologica di The Terror, Infamy, su Prime Video. Qui siamo nelle mani di Ridley Scott come produttore. Siamo nel genere drammatico horror, serie antologica, ogni stagione una storia nuova. Questa seconda stagione sarà ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Strane morti tormenteranno una comunità giapponese americana ed un giovane uomo cercherà di combattere questa entità malvagia. Sempre il 13 agosto, seconda stagione di Lodge 49 su Prime Video. Di genere drammatico, la serie ci racconta le vicende di un giovane ex surfista sbandato e senza futuro che si unirà ad una loggia misteriosa e bizzarra dopo la morte del padre. Il 16 agosto, seconda stagione di Mindhunter su Netflix. Qui siamo nel genere thriller drammatico e la serie ci narra le vicende del primo agente FBI intorno agli anni 70 che riuscì a codificare la nuova tipologia di assassino seriale, ovvero il serial killer.
In questa seconda stagione la serie si concentrerà su degli omicidi avvenuti tra il 1979 e il 1981 ad Atlanta. Il 30 agosto debutta Carnival Rave, prima stagione su Prime Video. Molto attesa questa, di genere fantastico noir, la serie narra le vicende di creature fantastiche fuggite dal loro mondo perché in guerra, che si radunano però in una città. Mentre le tensioni tra i cittadini e questa nuova popolazione fantastica crescerà, ci saranno omicidi irrisolti che faranno precipitare la situazione. E siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa carrellata di titoli di serie che usciranno ad agosto 2019. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi invito a visitare il mio canale YouTube, la pagina Facebook e il profilo Instagram, sempre come Spacciatore Seriale. Vi abbraccio tutti e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!